Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Annuncio importantissimo: volete vincere una copia di FIFA 23 per qualsiasi console? Avete già il gioco? Bene, la vincete e lo rivendete o lo regalate. Per partecipare all'estrazione di ben 20 copie, scaricate l'app che è qui sotto in descrizione. È tutto molto semplice, perderete solo un minuto. Scaricate l'app dal link qui sotto, registratevi, scegliete la vostra squadra del cuore, andate nella sezione redazione e commentate l'ultimo video scrivendo FIFA 23. Se non ci riuscite, contattatemi in privato su Instagram. Buon lunedì amici e bentornati qui sul mio canale, 14° episodio della nostra carriera. Massimo supporto, mi piace, commento, iscrivetevi mi raccomando, perché non tutti sono ancora iscritti. E quest'oggi andremo a concludere, non so se tutta, ma comunque ci avviciniamo alla conclusione della nostra prima stagione alla guida del Palermo. Quindi massimo supporto, e vi ricordo che se volete vincere una copia di FIFA 23, l'estrazione ci sarà giorno 23 ottobre, quindi avete ancora tempo. Scaricate l'app qui sotto in descrizione e se avete bisogno contattatemi pure in privato sui social. In classifica siamo all'ottavo posto, 51 punti, dietro di noi c'è il Cagliari e anche il Venezia. Il nostro obiettivo sono i playoff e ci mancano le sfide contro il Cosenza, il Venezia e il Cittadella. Fondamentale per noi strappare più punti possibili. O ascoltate i vostri consigli e mi avete detto, per evitare il pollicione in giù, di guardare gli obiettivi. C'è un obiettivo che noi non abbiamo ancora completato insieme agli altri, comunque questo della crescita giovani. Ci chiedono di ingaggiare 4 giocatori della primavera. Ci chiedono i ruoli, ma secondo me i ruoli non li calcolo. Ma dato che voglio renderla carina la cosa, mandiamo uno dei nostri osservatori, perché hanno finito i loro incarichi. Mandiamo l'austriaco Dominic Brunner. Lo mandiamo in Croazia a cercare il nuovo Josip Posavec, sperando sia ovviamente più forte. Quindi lo mandiamo per 3 mesi, speriamo che ci trovi subito un ottimo portiere da portare in prima squadra per completare questo obiettivo. Quindi adesso bando alle ciance e andiamo subito a giocarci la partita col Cosenza. Il nostro osservatore è andato a cercare il nuovo Posavec. Madonna. Questo è il nostro 11, pochi cambi, una vittoria sarebbe fondamentale. Inquadrato Larry Vey, che vuole appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione. Siamo a Cosenza. Per Cosenza-Palermo, terz'ultima partita di campionato, il nostro obiettivo è soltanto uno e si chiama playoff. La classifica già la conosciamo, quindi bando alle ciance e andiamo subito a giocare. Il Cosenza però è ultimo. Kongolo dentro per Larry Vey, chiude Capuano, molto bene. Poi Saric, mamma mia che intervento in scivolata. Larry Vey, D'Urso, chiude Capuano molto bene. E lì in avanti, la palla per Soleri. La tiene Edo Soleri, molto bene il loco, trattenuto, Soleri in movimento di Elia, la palla è per lui, chiude Gozzi. Matteo in mezzo a due, poi spinge Matteo, la palla è centralmente da Soleri, è un 2 contro 1, Soleri fa tutto da solo, Edo Soleri, è il loco! 1-0 al 13° minuto, il re di fine stagione, è il loco Soleri che va a risultare sotto al settore ospiti. Più o meno, siamo avanti, bene così, continuiamo. Matteo straripante sulla destra. Silvestri la tiene. Saric, Brunori. Si gira, silenzio Bruno, brutto fallo. Non sanzionato. No, ma c'è Rispoli, c'è Rispoli. Se dovesse segnare Rispoli, vi giuro, godo, vi giuro, interrompo la serie. Attenzione D'Urso. Ha un po' di spazio, D'Urso si oppone qui alla nostra difesa. La palla va fuori per fortuna. Saric da Soleri. Ha tanto spazio Soleri, si muove bene Elia, la palla è per lui. Elia può andare, punta ormai la porta. Elia, fino in fondo, Elia, prova, buttati che è morbido. Dai Rispoli, per favore, in mezzo non c'è nessuno, non c'è nessuno. Se l'è divorato D'Urso. Elia per Matteo. Mamma mia come attacca Matteo, è impazzito. 1-2 con Soleri, Matteo, Matteo, Matteo. Dai, ma dai, ma dai Matteo. Capuano di testa, molto bene sulla Rivei. Silvestri, niente da fare. Gallo, Gallo va centralmente da Saric, Saric dentro per Brunori, Brunori l'alza per Sole. Lo scorpione di Soleri, ormai finito il primo tempo, Gomez, adesso Brunori,
C'è il movimento di Elia, ma c'è anche quello di Soleri. Bruno rifà tutto da solo. Allarga molto bene Elia, che chiede l'1-2 a Soleri. Finisce col primo tempo. È infinita questa azione. Di solito qui chiude nel Ciaro. Bravissimo, bravissimo. I calci punizionali fanno battere all'Arrivei. Bravo Capuano di testa. Molto bene. La tiene il capitano. È da solo però. Aspetta i compagni. Brunori li aspetta tutti i compagni, prova a servire Gallo, bella palla, può sfuggire Gallo in velocità a Martino, è più veloce Gallo, è molto più giovane, Gallo fino in fondo, Gallo la mette dentro per il sinistro di Salvatore Elia, siamo sul 2-0 al 63esimo minuto, contropiede micidiale, i meriti vanno a Silenzio Bruno, il capitano che protegge, lancia Gallo, Gallo aspetta il compagno che arriva a rimorchio e poi Elia tira una fucilata e non sbaglia, Capuano molto bene su Martino. Adesso può andare Gallo, che ha tanto spazio. Gallo vede il movimento di Soleri. Brutta palla, c'è l'idea c'era ma forse un po' lunga. La tiene Soleri, la tiene lui. È loco in mezzo. Silvestri, fucilata bloccata. Gomez, Saric dentro per Edo Soleri col sinistro, palla alta. Stiamo attenti, manca pochissimo. Chiude del Ciaro e finisce qua. Tre punti fondamentali per la nostra rincorsa ad un posto sempre più alto ai playoff, sperando di entrarci sicuramente e non sbagliare le prossime due partite. Rispoli, 800A. Andiamo alla prossima partita. Non ho voluto guardare di proposito gli altri risultati, carichiamo la squadra e andiamo alla prossima partita. Voglio guardare la classifica. Siamo ancora lì. Il Cagliari ha 50 punti però, attenzione, abbiamo 4 punti di vantaggio. Attenzione. E il Perugia ha un punto più di noi e siamo a 4 punti dal Pisa. Non è finito questo finale di stagione. E adesso abbiamo il Venezia da affrontare. Tempo nuvoloso. Teniamo il 4-4-2. Non cambiamo praticamente nulla. Testa, testa, testa adesso. Matteo Brunori, miglior marcatore del campionato. E dal Renzo Barbera di Palermo dovrebbe essere l'ultima partita della regular season. Ci aspetta il Venezia, retrocesso ovviamente dallo scorso campionato di Serie A. E non sarà una partita affatto facile. Cominciamo subito. Soleri, ma ha fermato da Ups. Mamma mia, comunque Venezia sulla carta fortissimo. Attenzione, è impazzito Pigliacelli. È impazzito. Serve Capuano. Gomez molto bene. Poi Saric, larga da Elia. Aspetta il movimento dei compagni. Elia dentro da Brunori. Brunori ancora per Salvatore Elia. In mezzo però non c'è nessuno. Salvatore Elia attacca la profondità. Fine in fondo. Sul secondo palo c'è il compagno. Chiude Ceccaroni, il capitano. Batte Saric. La mette in mezzo. Di testa Soleri. Peccato. Ancora Gallo. Molto bene però qui è sfortunato. Zampano. Zampano fine in fondo. La mette in mezzo. Capuano di testa. Poi Nedelciaro. Saric, ripartiamo con Gomez. Gomez rischia, serve Soleri. Dentro per Brunori. Brunori la deve tenere, aspetta i compagni. Serve molto bene Silvestri. Silvestri chiede l'1-2 a Soleri, la palla ancora per lui. Silvestri apre il piattone. Palo clamoroso. Gallo l'ha salvata però l'ha regalata praticamente a loro. E qui trapiglia Cene del Ciaro. Miracolo. Aps la mette in mezzo. Chiude del Ciaro, però la regaliamo ancora a loro. Aps, attenzione. Calcio di rigore, fallo di Matteo. Ovviamente la mia intenzione non era fare fallo. Al 38esimo c'è questa grandissima occasione per il Venezia. Attenzione, Pigliacelli! La parata, hashtag... Qui vi voglio, hashtag cumpararigori. È una piccola lacrima, so che sarà scesa nei vostri volti. Il mister manda a scaldare dei componenti della panchina. Matteo, Soleri, ancora Matteo. Chiede 1-2 ad Elia. Il lancio ancora per Matteo. La palla è passata. Matteo può metterla in mezzo per Brunori. Palla fuori. Busio, palla dentro. Attenzione a tanto spazio. Andersen chiude. Mura tutto Capuano. Elia può andare. Aspetta il movimento di Soleri. Prova a servirlo. Bella palla. C'è Caroni in chiusura. Lotta Soleri. Gliela spu... Calcia da lontano. Sbaglia tutto. Elia chiede lo scambio a Soleri. Soleri ha altre idee, prova a cercare il capitano, la palla è per lui. Il capitano va da Elia. Elia prova la giocata, Elia dentro per Brunori. Brunori ha la palla sul destro, palla fuori. Di occasione ne stiamo sciupando troppe. Forze fresche per il rosanero in campo al 70esimo. Anderson dentro. Il sinistro chiude tutto nel Ciaro, perfetto. Matteo con le mani per Shimshak. La protegge il polacco. Dentro da Segre. Segre ancora per Shimshak. È passato di fisico Shimshak. La mette dentro Brunori. All'80
82esimo minuto! Il Palermo soffre, ma va avanti! Con silenzio Bruno, l'assist è di Shimshak, il neo entrato. Dobbiamo continuare così, dobbiamo stare molto attenti adesso. Fucilata di Brunori. Brutta stagione di Brunori comunque. Il mister chiede calma e usare la testa. Chiude Mateio molto bene. È tutto avanti il Venezia. Mateio, Shimshak, larga ancora da Mateio che può approfittarne. Mateio se la butta avanti un po' troppo. Allontana Pigliacelli. Finisce qua. Il Palermo batte il Venezia 1-0. Con la rete decisiva di Matteo Brunori. E forse possiamo dirlo, siamo ufficialmente ai playoff. Adesso giochiamoci quella col Cittadella, con meno ansie e con più libertà mentale. Partita assolutamente tosta. Ragazzi, siamo ufficialmente ai playoff. Andiamo a guardare. Manca una sola partita. Abbiamo 57 punti, il Cagliari 50. Non possiamo più prenderci il sesto posto, va bene così. Però siamo ufficialmente ai playoff. Vedremo se come ultima o come settima. Il pollicione ovviamente va in su. Ospiti, si va in Veneto per Cittadella Palermo. E ovviamente continuiamo a giocarcela col 4-4-2, che è il modulo che ci ha dato più soddisfazioni. Ultima partita della regular season. Eccoci qua. Io non perderei più tempo, perché ho una voglia di giocare clamorosa. Perché dopo due vittorie importanti, è vero una arrivata contro l'ultima in classifica, ma in questo gioco nulla è scritto. Dopo la partita vinta poi col Venezia negli ultimi minuti per 1-0, abbiamo sofferto tanto, ma ce lo siamo portati a casa. Quest'oggi voglio giocare con più tranquillità. Sappiamo che siamo ufficialmente ai playoff, però voglio fare bella figura. Larga subito Brunori per Elia. Non c'è già nessuno, Elia può andare, fa tutto da solo Elia. Mamma mia quanto sole. Elia si ferma. Dove sono i miei giocatori? Elia è fermato. Movimento di Brunori. Brunori ci prova da lontano. Chiude Castrati. Matteo chiude molto. No, non ci voglio credere. Felicioli dentro. Baldini col destro. Pigliacelli si oppone. Ovviamente sappiamo che questa partita nel fine settimana avverrà nella realtà. Beretta, non facciamoli calciare. Branca, che non ci sarà. Pavan, Antonucci chiuso, ma qui c'è un fallo. Attenzione a Felicioli, sono in due. Felicioli fa la finta. È uno schema. Palla fuori, chiude Gallo, si oppone. Palla fuori del Fabbro. Non facciamolo calciare, Pigliacelli ancora. Comunque, c'è da dire una cosa, il Cittadella gioca proprio bene. Baldino, ma perché non ci andate, Pigliacelli? Cosa cazzo ha preso? Ci siamo salvati in questo primo tempo. Il Cittadella meritava sicuramente il vantaggio, ma va bene così. Stiamo per passare al 4-3-3 e c'è stato un infortunio per Elia. Speriamo non sia nulla di grave. Bravissimo Elia, non si risparmia. In scivolata non riusciamo a fermarli. Branca, palla dietro. Mattioli, io ve lo giuro, sto perdendo 4 diottrie. Pavan dentro. Baldini è passato. Non ci voglio credere. Ma perché quando c'è Baldini o allenatore o giocatore noi andiamo fuori di testa? Fallo in Del Ciaro. Calcio di rigore. Pigliacelli contro Baldini. Alla presa ancora Pigliacelli. Hashtag con pararigori. Mamma mia che goduria. Due rigori su due parati. Brunori la alza ancora per Silvestri. Bella palla. Silvestri di testa. Per Segre che non riesce a passare. Saric ce la prende. Poi attenzione. Di Mariano. Che gioco di merda! Tiro da lontanissimo di Checco Di Mariano, che insacca un pallone ambiguo, strano, calcio da lontano. Il portiere viene sorpreso, forse infastidito pure dal sole. Si crea una specie di pallonetto che si infila quasi sotto all'incrocio dei pali. In quella inquadratura non hanno fatto vedere il portiere. Siamo avanti, completamente a caso. Finisce il nostro campionato di Serie B. Adesso avremo i playoff da giocarci. Una vittoria che non ci meritiamo. Sono sincero, il Cittadella il primo tempo ci ha surclassati. Noi praticamente con qualche occasione e con un eurogol clamoroso di Di Mariano voliamo dal settimo posto a giocarci i playoff per un posto in Serie A che sappiamo saranno difficilissimi. E qui, bellissima immagine, vanno tutti sotto al settore ospiti gremito a salutarlo. Pure i giocatori di casa. Pigliacelli le ha prese tutte, tutte. Giocheremo contro il Brescia nei playoff promozione nel primo turno. Volevo vedere com'era finito il campionato. Abbiamo concluso al settimo posto,
ben 9 punti dal terzo posto e 21 punti dal Parma, che vince il campionato di Serie B. Onora loro il Parma, che nell'ultima giornata ha battuto il Bari per 2-1. Bari che è arrivato quarto, noi dal Bari abbiamo ben 6 punti. Fuori dai playoff il Cagliari, il Venezia e tante altre retrocedono in C, Cosenza, Cittadella e Südtirol. Quindi, ragazzi, io non andrei così veloce. Aggiornamento mensile dell'osservatore è importante. Ci danno 1,6 milioni di premio. Molto bene. Vediamo se c'è un portiere. Il nuovo Posavec. Io andrei ad ingaggiarlo immediatamente. Andrei Jelavic. E con questo andiamo a completare ovviamente anche l'obiettivo della crescita dei nostri giovani. Adesso valutazione popolarità allenatore. Abbiamo ben 85. Mamma mia. Vogliono andare via Aguilar e Reyes. Poco mi importa. Sono molto indeciso perché non so se giocarmi i playoff adesso o farli tutti in un unico video. Qui rescindono i due giovani. E io quasi quasi mi lascerei i playoff, sperando che vada bene la prima col Brescia. Si sente bene, per fortuna è tornato Elia. E sta bene pure Di Mariano, anche se il suo morale non è dei migliori. Concludiamo la regular season. I quarti di finale saranno contro il Brescia. Poi, in caso di passaggio, si andrà alle semifinali e poi all'eventuale finale. Sarà un altro campionato che vi farò vivere tutto nel prossimo episodio, che uscirà domani. Quindi, massimo supporto, mi piace, commento qui sotto e incrociamo le dita per l'episodio che arriverà domani, che sarà difficile, però sono sicuro che sarà emozionante.